Buonasera e benvenuti in questa terza edizione del TG6, la cronaca in apertura. Un uomo di 44 anni, Maurizio Dottavio, è morto questa mattina a San Giovanni Teatino dopo un volo di una dozzina di metri. L'uomo originario di Guardiagrele ma residente a Francavilla al Mare e che lavorava per una ditta di eh, Pescara, stava eh, lavorando alla bonifica dall'Eternit del tetto di un eh, capannone di una ditta eh, quando, a causa dell'improvviso cedimento di una lastra che copre la... Struttura è precipitato a terra. Subito soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Pescara dove però è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri della compagnia di Chieti, giunti sul posto per i rilievi, hanno disposto il sequestro della porzione di capannone in cui si è verificato l'incidente. La Procura della Repubblica di Chieti ha disposto l'autopsia quote in 15 società, 88 immobili, 7 autoveicoli, 385 titoli comunitari per aiuti all'agricoltura, oltre a svariati conti correnti societari e personali e il capitale valutato in 324 milioni di euro che la DIA di Reggio Calabria ha confiscato a Vincenzo Oliveri, 62 anni, socio del gruppo Oliveri assieme al fratello Antonio, ex vicepresidente del Pescara, estraneo quest'ultimo alla confisca di questa mattina. L'operazione è rilevante non solo per il notevole valore dei beni confiscati, ma per la ricostruzione dei passaggi fiscali e societari che hanno permesso di emettere la sentenza di confisca. Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, si è espresso così in merito alla confisca da 324 milioni di euro all'imprenditore Vincenzo Livieri, fratello di Antonio, ex vicepresidente del Pescara sotto la presidenza Sibilia, estraneo però ai provvedimenti di questa mattina. La DIA, su ordine del Tribunale di Prevenzione di Reggio Calabria, ha confiscato quote in 15 società, 88 immobili, alcuni anche in Abruzzo, oltre a 7 autoveicoli e 385 titoli comunitari, aiuti all'agricoltura per un milione e mezzo di euro all'anno. In più confiscati svariati conti correnti societari e personali di Vincenzo Liveri, un capitale valutato in totale in 324 milioni. L'imprenditore calabrese, 62 anni, ha interessi nel settore oleario ma anche nel comparto alberghiero, in quello immobiliare e dei servizi, sia in Calabria ed in particolare nella piana di Gioia Tauro in provincia di Catanzaro, sia in Abruzzo e in Toscana. Per l'accusa ci sarebbe una sproporzione tra i redditi dichiarati e percepiti di Oliveri, un patrimonio accumulato nel tempo considerato frutto di attività imprenditoriale illecita. Il gruppo Oliveri, ha detto il capo del centro della DIA, colonnello Gaetano Sciglia, ha tentato di alterare i risultati economici denunciando, per esempio, una resa produttiva di 10 volte superiore alla qualità media dei loro terreni, ottenendo la possibilità di ricevere dalla GEA contributi per 1,6 milioni di euro all'anno. Ed ancora 85 milioni percepiti grazie alla 488, 15 milioni dell'ex Aima, in tutto 100 milioni in contanti. Un giro vorticoso di affari che però era sempre sfuggito ai rigori della legge grazie alle prescrizioni intervenute, ha detto Sciglia. Questo è solo il primo atto di una battaglia legale che si annuncia a lunga. Gli avvocati Giuseppe Fonte e Salvatore Staiano, legali di Vincenzo Liveri, hanno sottolineato come nel caso di specie non si sia trattato di una misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un soggetto ritenuto colluso con gli ambienti dell'andrangheta, ma di una confisca applicata nei confronti di un soggetto cosiddetto genericamente pericoloso. È atteso per la giornata di sabato il rientro a Pescara dalla salma di Alessandro Angelucci, il docente 34enne morto lunedì in Turchia dopo essere precipitato accidentalmente in un dirupo. L'incidente è avvenuto durante una escursione nella zona di Kokali, 200 km a sud-est di Istanbul. Angelucci, docente universitario in un master all'Università d'Annunzio, era specializzato in storia bizantina ed era arrivato in Turchia venerdì scorso per guidare un gruppo di studenti nel progetto Erasmus. Plus. Si trattava di un viaggio per lanciare un messaggio contro la dipendenza delle droghe che si sarebbe concluso il prossimo 5 giugno. Dall'autopsia effettuata ieri sera a Istanbul sarebbe emerso che il decesso è stato provocato da emorragie interne letali. La famiglia, distrutta dal dolore, ha ringraziato il lavoro del Consolato italiano in Turchia. Funzionari pubblici compiacenti per far vincere appalti di ricostruzione post terremoto, in particolare le opere di messa in sicurezza degli edifici gravemente danneggiati il 6 aprile 2009, a ditte e ritenute loro vicine che di volta in volta si spartivano i lavori. Con queste accuse, la Procura della Repubblica dell'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 indagati. La prima udienza preliminare per decidere se ci sarà o meno il processo è stata fissata al. Al prossimo 15 giugno dal Gup Guendalina Buccella. L'inchiesta è coordinata dai pubblici ministeri Antonietta Picardi e Simonetta Ciccarelli ed è curata dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale diretti dal maggiore Giancarlo Santagata. Cambiamo ora decisamente pagina. Secondo la Corte dei Conti il 73% delle leggi regionali licenziate nell'ultimo anno sarebbero anomale a causa della mancata copertura finanziaria. È quanto dichiara il Movimento 5 Stelle dopo aver preso visione del documento depositato il 16 maggio scorso dai giudici. La Corte dei Conti boccia il 73% delle leggi approvate dalla Regione Abruzzo. Nel documento depositato il 16 maggio scorso, tra le motivazioni si legge: "svilimento dell'obbligo di copertura e artifici contabili". A dare la notizia è il movimento 5 Stelle che lancia un allarme. La Corte dei Conti boccia eh, la Regione Abruzzo in quanto il 70% delle leggi approvate nel 2015 non hanno copertura finanziaria o non sono passati al vaglio del parere degli uffici finanziari o delle commissioni competenti possiamo dire promuove la opposizione del Movimento 5 Stelle. Ad essere contestate per mancanza di copertura finanziaria ci sarebbero la ricapitalizzazione di Saga, società aeroportuale, l'acquisizione di quote di Abruzzo Engineering, società consortile per azioni della regione Abruzzo, e anche l'accensione di un mutuo da 100 milioni di euro per spese di gestione del disavanzo regionale. Questo cosa comporta? Comporta che abbiamo una regione con un disavanzo di 650/700 milioni di euro con riaccertamenti dei residui e un debito di 3 miliardi di euro, quindi praticamente una regione fallita che non avendo quindi producendo norme senza la copertura finanziaria, questo va ad incrementare ancora di più il grande debito, il grande disavanzo della regione Abruzzo e quindi incidere sulle tasche dei contribuenti, dei cittadini della regione Abruzzo che Saranno chiamati a ripianare quello che non c'è. I consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo, contestano il piano regionale sanitario che mirerebbe a declassare ospedali delle aree interne con la chiusura di alcuni pronto soccorso. Sospiri, si parla ancora di questo declassamento degli ospedali regionali, di alcuni ospedali cosiddetti minori, eh, parliamo del pescarese, parliamo eh, dei nosocomi di penne e di popoli. Eh, purtroppo ne siamo costretti a riparlarne perché ieri la Regione ha siglato i documenti rinviati al, al Ministero della Salute con cui viene ufficializzata la riorganizzazione dei pronto soccorsi della rete dell'emergenza. Accadrà che il pronto soccorso, nello specifico del pescarese, di Penne e Popoli seguiranno questa reorganizzazione. Eh, Popoli chiuso definitivamente dal 1 luglio, Penne declassato al pronto soccorso di ospedale svantaggiato che farà fino forse ai codici gialli e quando arriverà qualcuno purtroppo con una patologia molto seria stabilizzato e portato a Pescara. C'è un'attività contro le aree interne, questo è evidente, per accentrare tutto all'esplosione dei pronto soccorso dei capoluoghi di Chieti e Pescara, magari perché si vuole giustificare la volontà di fare per forza un nuovo ospedale. Faremo di tutto per denunciare questo problema, per informare la gente che siamo certi si ribellerà e farà rimangiare questa folle scelta. Problemi febbo anche ci potrebbero essere per gli ospedali della provincia di Chieti, parliamo di Guardia Grele, di Ortona e di Atessa. Cosa accadrà secondo voi, cosa potrebbe accadere? Ieri hanno sottoscritto questo documento che ancora abbiamo ma che avremo, dove si certifica la chiusura di tre porti soccorso, che è una cosa indegna per una provincia e per una regione nelle condizioni... Geografiche che abbiamo noi. Soprattutto eh, è una cosa indegna eh, in un momento in cui si sta parlando di realizzare un nuovo ospedale che non ha i piedi per camminare, dove non ci sono risorse economiche, dove ci sono mille altri problemi e, e, si, e non si danno servizi ai cittadini. Eh, sguarnire territori interni come quello di Guardia e come quello di Atessa, del pronto soccorso, lasciando eh, tutto il territorio montano senza alcun punto di riferimento. Chiudere eh, definitivamente Ortona per continuare a ingolfare chi per giustificare l'ingiustificabile, credo che è veramente qualcosa che grida vendetta. L'ACA accede al concordato preventivo, in sei anni verranno pagati i creditori, inizia una nuova era targata di Baldassarre. È una cura importante quella che è stata fatta, che ci ha portato sacrifici da parte di tutti, da parte dell'azienda in primo luogo. Dovremmo farne ancora tanti altri perché il percorso nei prossimi sei anni non è un percorso semplice, è un percorso che va seguito il Tribunale ce lo ha delineato ha approvato le nostre proposte e i creditori hanno accettato le nostre proposte e questo è un fatto importante, è vero i sindacati ci hanno supportato, sindacati e le associazioni di categoria, non tutte ma la maggior parte sì, abbiamo superato molte difficoltà anche difficoltà importanti, avevamo oppositori di, di spessore e di rilievo questo ci ha dato forza e comunque sia siamo arrivati al primo traguardo ma è solo il primo. Devo dire che lo studio che è stato fatto è stato uno studio molto dettagliato, quindi speriamo che non ci sia scappato niente, ma se qualcosa è successo oggi abbiamo la forza per affrontarlo, come abbiamo affrontato importanti difficoltà come il dissesto idrogeologico, la problematica di Via Raiale e non da ultimo le problematiche di Francavilla. È ovvio che il depuratore di Pescara oggi ha un'importanza straordinaria, ma in questo momento non è il depuratore di Pescara il problema, perché quello che è successo in questo periodo non è collegabile alla gestione del depuratore di Pescara che è stato sempre e costantemente nei limiti, è collegato all'asta fluviale. In questo momento stanno partendo 18 cantieri, ne sono partiti altri circa 18, 15-18 che sono già in esecuzione, tutti gli impianti che sono stati interessati a provvedimenti giudiziari sono in adeguamento, quindi Credo che abbiamo fatto un'opera che forse in passato non si era mai fatta per la sua importanza e per il suo impatto. E non, dichiamo, non dimentichiamo il DK15, che è l'opera, penso, strategica del 2015. Prosegue la protesta del centrodestra sull'accoglienza di immigrati presso strutture ricettive, alberghiere della costa pescarese. Questa mattina è stato rivolto un nuovo appello al sindaco Marco Alessandrini. Il sindaco di Pescara risponde alle repliche dicendo che non è nelle sue competenze quelle di impedire l'arrivo di immigrati ma è del ministero. Ma il sindaco di Pescara è bravo a. A evitare i problemi, eh, i problemi suoi, i problemi per lui. Ovviamente questo però è un problema per la città. Avere eh, dei migranti ospitati in un albergo, in zone turistiche, sicuramente crea problemi ai cittadini. Eh, I migranti potrebbero tranquillamente essere ospitati nelle caserme o nei conventi, in zone pubbliche libere, vuote, che invece oggi rimangono desolatamente vuote perché i migranti vengono ospitati in alberghi. Il sindaco Alessandrini professa una. Politica dell'accoglienza per pescare parla di nuove politiche integrative dove alcuni immigrati saranno utilizzati anche per lavori di pubblica utilità. Ma pure noi professiamo il verbo dell'accoglienza, pure noi abbiamo... Un profondo rispetto nei confronti dei profughi, degli immigrati. e Noi chiediamo che il sindaco, insieme a chi ha ruoli apicali di governo all'interno della regione Abruzzo, si faccia carico di trovare eh, strutture idonee ad, eh, ad ospitare i profughi, specialmente in un periodo estivo. Sulla disponibilità data dagli albergatori invece, perché la questione poi è di tutti coloro che hanno aderito. Ma lì ci sono dei, eh, dei bandi di gara. Ci sono delle società, delle associazioni, delle cooperative che partecipano, che fanno anche degli accordi preventivi con le strutture eh, ricettive, quindi sappiamo perfettamente che il sindaco non ha competenza diretta. Però... Siccome è un fatto importante che riguarda la città di Pescara, il sindaco della città di Pescara deve farsi carico anche di cose che non siano di sua stretta competenza perché deve garantire e deve far sì che Pescara non, venga mai, eh, non possa avere nessun documento da nessun tipo di eh, iniziativa. Il Corpo Forestale dello Stato ha illustrato nuove iniziative per combattere l'uso dei veleni nelle aree protette. Presentati grazie al protocollo d'intesa tra Corpo Forestale dello Stato e tre Parchi nazionali abruzzesi. La nuova unità cinofila antiveleno che opererà presso il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il nuovo automezzo attrezzato per l'impiego dei nuclei cinofili, dislocato presso il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L'uso illegale del veleno è oggetto di attento monitoraggio da parte del corpo forestale, sia in chiave di prevenzione che repressiva. Dal 2011 a oggi, i nuclei cinofili antiveleno del corpo forestale hanno effettuato 168 ispezioni, rinvenendo 132 esche e 36 carcasse avvelenate, 150 ispezioni preventive con 950 ore di lavoro effettuate. Grazie allo sviluppo dell'analisi criminale del fenomeno, in funzione dei principi attivi rilevati in carcasse ed esche da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e della localizzazione delle esche, sono stati individuati nel 2015, per la prima volta in Abruzzo, due avvelenatori, uno in provincia di Teramo ed uno nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Certamente le esche avvelenate che a volte vengono appunto disperse nell'ambiente per varie finalità, per conflitti personali, per conflitti da ricercatori di tartufi. Eccetera, sono delle vere e proprie bombe ecologiche perché purtroppo chiaramente anche lupi, orsi e fauna selvatica appregiata può imbattersi in queste esche. Il progetto appunto grazie allo strumento operativo insomma, efficacissimo dei cani antiveleno riesce sia all'individuazione delle esche sia quindi a mettere a disposizione del decisore, del legislatore uno strumento importantissimo per il monitoraggio del fenomeno e sia finalmente anche a individuare i responsabili come è successo nel 2014 e nel 2015 in provincia di Teramo e nel parco della Maiella. Nel prossimo servizio parliamo dell'accordo tra la Regione e Telespazio per il monitoraggio del territorio dal rischio idrogeologico. L'alta tecnologia al servizio della sicurezza dei cittadini con una collaborazione pubblico-privato. Questo è il senso dell'accordo stipulato oggi a Palazzo Silone tra la Regione Abruzzo e la società Telespazio SPA. In base a questo accordo il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione potrà avvalersi della strumentazione tecnologica all'avanguardia di Telespazio, rappresentata dalla rete regionale di monitoraggio costituita dai radar di Pereto in provincia dell'Aquila, di Tortoreto in provincia di Teramo e di Tufillo in provincia di Chieti, migliorando così di molto in qualità e tempistica l'elaborazione di scenari di previsione di rischio rappresentati da alluvioni, frane, valanghe e incendi. Una collaborazione, annunciato il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che ben presto si estenderà anche alla partita decisiva del rischio sismico, a cominciare da territori particolarmente a rischio come quello di Sulmona. Per noi è particolare motivo di, lasciatemi dire, di soddisfazione e di orgoglio poter lavorare con la Regione per un servizio di così alta importanza. Per il resto siamo ancora più felici di poter eventualmente collaborare in futuro per poter intervenire su un progetto che possa anche aiutare alla prevenzione da qualsiasi tipo di rischio. Noi abbiamo necessità di sapere, di conoscere in anticipo per poter poi anche reagire adeguatamente e proporzionalmente. Noi abbiamo attivato questa convenzione con Telespazio che è un giacimento di competenza e di bravura e ci fa piacere che ci sia stata anche cordialità di corrispondenza. C'è cioè la comodità di averli nel suolo abruzzese con una storia di grande orgoglio e di grande dignità e noi stiamo raccogliendo l'opportunità di questa collaborazione. Chiederemo a Telespazio di aiutarci anche per quanto riguarda la verifica della staticità. E della stabilità di tutto il costruito storico di Sulmona. Vediamo se è sostenibile sul piano finanziariamente e sul piano anche del diritto della procedura. I processi di restauro di una preziosissima tela recuperata nel Duomo dell'Aquila dopo il sisma, protagonisti nell'Open Day dell'Accademia delle Belle Arti. Porte aperte all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Nell'ultimo dei suoi open day di quest'anno, l'istituto ha voluto mostrare agli studenti delle scuole superiori d'Abruzzo, e più in generale ai cittadini, i laboratori della scuola di restauro, una delle cinque in Italia interna ad un'accademia. Abilitanti alla professione di restauratore, un talento e una professione, sottolinea il direttore Marco Brandizi, che nella ricostruzione postsismica abruzzese ha un presente e un futuro assicurato. È un corso estremamente importante che permette agli studenti di poter fare la professione proprio del restauratore, restauratori di beni vincolati dallo Stato, quindi i ragazzi entrerebbero dopo la tesi in una lista privilegiata del Ministero dei Beni Culturali e potranno restaurare beni di estrema importanza. Non a caso noi oggi accanto all'open all day, alla presentazione del corso di restauro, presenteremo anche il restauro della tela del Duomo, con l'occasione dell'open day, i visitatori hanno potuto seguire anche il cantiere di restauro della grande tela raffigurante la cupola del Duomo dell'Aquila, la cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio, una preziosa testimonianza del patrimonio artistico della città, opera del pittore Venanzio Mascitelli, che nel 1828 ha realizzato una finta cupola dipinta. Nella notte al terremoto del sabrile 2009, la tela è precipitata sotto il crollo della volta sovrastante, spaccandosi in vari pezzi. Ed è ora oggetto di restauro e ricomposizione proprio nei laboratori didattici dell'Accademia. Che inizieremo proprio, che abbiamo già iniziato in questi giorni, in questi mesi e che poi riconsegneremo alla, alla città dell'Aquila, alla tela del Duomo, eh, Duomo ancora da restaurare e noi lavoreremo proprio su questo, su questo settore. La Regione Abruzzo pubblica i dati sull'insorgenza dei disturbi dell'apprendimento nei piccoli alunni delle scuole materne. Tre mesi di screening su un campione di bambini delle scuole materne d'Abruzzo per testare i disturbi dell'apprendimento nell'età evolutiva ed avere un quadro della situazione che possa venire incontro a genitori e insegnanti. Sono diverse le linee evolutive che. Possono essere colpite, in particolare le difficoltà linguistiche eh, che possono poi essere, devono essere ulteriormente specificabili se sono eh, difficoltà specifiche di linguaggio oppure di matrice di determinazione più culturale e ambientale, difficoltà nel movimento o nello sviluppo delle competenze di passaggio ai, ai prerequisiti, ai sistemi eh, di letto, scrittura e calcolo per la scuola primaria. Un genitore cosa può fare per per vedere e per cercare di capire se anche il proprio figlio è, ha qualche difficoltà di apprendimento. Allora, il genitore dovrebbe eh, diciamo, dare uno sguardo alla totalità eh, del bambino. Cioè la prima considerazione da fare è che non deve solamente guardare all'intelligenza del bambino, eh, ma anche all'uso che quel bambino fa della sua intelligenza. Eh, alcune fragilità evolutive derivano non tanto dal quoziente intellettivo come noi psicologi solitamente intendiamo, ma derivano dalla capacità del bambino di regolare le sue competenze rispetto alle proposte formative, cioè di dedicarsi all'attività, di dedicarsi al compito, di prestare attenzione alla lezione. La regione Abruzzo promuove anche l'intervento di attività di counseling che prevede l'introduzione di figure specializzate nel trattamento dei disturbi dell'età evolutiva non lasciamo da soli nelle maestre, naturalmente nelle famiglie, eh, ma questo progetto è stato proprio fatto per non, proprio per prendere in tempo le, le situazioni, quindi dico alle famiglie di non spaventarsi, eh, perché questa insorgenza, eh, questa scoperta precoce serve proprio per mettere in atto del, degli strumenti, per correggere velocemente dei disturbi che possono essere corretti. E apriamo ora la pagina dello sport e lo facciamo con il Pescara che ha avuto accesso alla finale. In serata la squadra di Massimo Oddo si è imposta per 4 a 2 sul Novara. Già all'andata il Pescara aveva vinto per 2-0. a 0. Dunque eh, qualificazione centrata. Domenica prossima alle 20.30 la gara d'andata di finale contro il Trapani di un altro ex Serse Cosmi già da domani a mezzogiorno saranno in vendita i tagliandi sia con la prelazione per gli abbonati di questa stagione per loro sarà possibile eh, riacquistare il biglietto per, i posti avuti, eh, per il posto avuto durante la eh, stagione ma ci sarà anche la vendita libera per tutti gli altri posti che non sono stati eh, abbinati agli abbonamenti eh, stagionali ma torniamo alla partita di questa sera possono partire le eh, immagini gli highlights di un una gara che è andata subito in discesa perché il Pescara è stato in grado di sbloccarla subito. Nel Pescara non c'è eh, Zuparic per via di una distorsione alla caviglia, eh, risparmiato in panchina Torreira, al suo posto c'è Bruno, manca Memushai che è in nazionale, quindi Benali scala nel ruolo di eh, mezzala e Pasquato tra i protagonisti della serata gioca nel tridente d'attacco. In difesa c'è Crescenzi dal primo Minuto al posto di Vittorini, nel Novara la novità è Galabinova al posto di Evacuo e poi c'è anche Lanzafame al posto di Corazza. Come detto, dopo due minuti il eh, Pescara sblocca subito la eh, situazione. Lancio illuminante di Cristian Pasquato, eh, la Padula fa a fette la difesa eh, del Novara con questo taglio. Difesa del Novara, peraltro, priva dello squalificato Trust Al suo posto c'è Vicari e la Padula controlla bene con il petto e segna con il destro. Pescara subito in. Vantaggio dopo due minuti, prova a reagire il Novara con questa girata debole centrale del bulgaro Andri Galabinov, blocca Fiorillo e poi il Pescara sfiora il raddoppio, sassata tremenda di Gianluca Caprari, scuote la traversa, poi eh, dopo il tentativo di Pascoto c'è quello di Lapadulla che eh, si fa ribattere il tiro dalla corta distanza, Pescara vicinissimo dunque al raddoppio, rivediamo la sassata di Caprari, traversa, poi la palla rimbalza nei pressi della riga di porta e quindi c'è il salvataggio sulla Lapadulla che qui eh, prova Prova ancora a timbrare la doppietta sul cross di Zampano dalla destra. La padula però in corna, ma non inquadra lo specchio della porta il Pescara continua il suo forcing squadra che ha dimostrato di non sottovalutare l'impegno nonostante ehm, il risultato dell'andata il sinistro di Pasquato ispiratissimo, palla al lato ecco qui il giocatore Scuola Juventus che conclude, palla fuori poi si rifà vivo il Novara con un altro eh, tiro con il sinistro stavolta di un mancino naturale come Gonzales il suo ehm, tiro però viene smorzato in calcio d'angolo da Crescenzi ed ecco il raddoppio del Pescara minuto 35, Benali va al cross, al volo Pasquato, conclusione precisa nell'angolo alla sinistra di Da Costa. Nulla da fare per il portiere svizzero del Novara. L'assist di Benalì, la conclusione con il destro. Di Cristian Pasquato, primo gol stagionale con la maglia bianca azzurra per Pasquato che all'inizio del, um, della stagione aveva um, giocato con il Livorno. Accorcio le distanze il Novara. Proprio all'ultima azione del primo tempo al 45esimo con uh, Lanzafame che però era in posizione irregolare, gol che però viene convalidato. 2 a 1 all'intervallo. Siamo nella uh, ripresa fischia abisso di Palermo. Subito un cambio uh, esce Caprari dopo tre. Minuti ed entra Daniele Verde, sarà un altro dei protagonisti della serata, il giocatore scuola Roma che ha iniziato la stagione al Frosinone in Serie A. Qui la risposta di Fiorillo sul colpo di testa eh, di Galabinov e poi Buzegoli al 73° accorcia le distanze sfruttando una leggerezza di eh, Fiorillo che fin qui era stato perfetto, qui non lo è, eh, eh, la sua mano si piega sulla conclusione di Buzegoli ma il Pescara riaccelera, spizzata di Lapadula, siamo all'ottantesimo, Pasquato per Verde lasciato tutto solo, ha il tempo di controllare, fintare e battere da costa. Pescara 3, eh, Novara 2. Eh, a 10 minuti dal 90 Verde ehm, mette di nuovo la freccia per il Pescara. Al 94 chiude i giochi ancora lui, Daniele Verde. Questa conclusione violenta con il sinistro, la palla picchia contro la parte interna della traversa e si insacca. Il Pescara vola in finale dopo lo 0-2 dell'andata, il 4-2 dell'Adriatico Cornacchia, ehm, Adriatico che ha fatto registrare il record di presenze ehm, eh, di questa stagione con oltre 16.000 spettatori sugli spalti ma probabilmente questo record cadrà nella gara di domenica prossima contro il Trapani la finale d'andata ma ora scendiamo in mix zone andiamo ad ascoltare le parole dei due allenatori Massimo Oddo e Marco Baroni abbiamo un obiettivo grande siamo a due passi da un sogno ai ragazzi prima delle semifinali avevo detto che c'erano quattro passi da fare Un grandissimo campionato, e quindi se ha fatto quello che ha fatto è perché ha dei valori, con la massima umiltà, il massimo rispetto, ma consci e consapevoli di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito e di quello che possiamo fare. Simoddo alla vigilia di questa gara, aveva chiesto, quasi preteso, una prova di maturità dai suoi ragazzi. Questa prova di maturità mi sembra sia arrivata. Sì, sì abbiamo fatto una partita e mezza strepitosa. Eh, cioè la, la partita di Novara e il primo tempo di oggi credo che sia stato fantastico poi nel secondo tempo Calo era inevitabile no vabbè ma, no, ma non, è, non è stato un calo fisico è stato un calo mentale è inevitabile hai vinto 2-0 sei avanti 2-1 2-0 2-1 in casa la tensione va scemando sì, ci sì. avete provato però sì sì no, ci abbiamo provato ma principalmente anche giocare dopo l'1-0, eh, dopo pochi minuti, era difficile, però questa squadra ha avuto orgoglio, ha saputo comunque provare a rimettere in piedi una partita, addirittura provare anche a vincerla. Così non è stato, però va bene. E io quello che ho detto prima ringrazio tutti i miei giocatori e questo gruppo straordinario e vediamo adesso farà un po' il tifo anche per il Pescara in questa finalissima o guarderà questa doppia partita no, con occhio tifo. di, di scattata? No, io guarderò con l'occhio di, di chi sa che ci sono due squadre che, che entrambi io credo abbiano il 50% per andare su, ecco, quindi sarà veramente una sfida interessante. Una buona notizia che arriva dalla serie B e, e arriva eh, per la Virtus Lanciano perché oggi era il giorno della discussione presso il Collegio di Garanzia del CONI del eh, ricorso, meglio dei ricorsi eh, della Procura Generale del CONI, e della Procura Federale contro la Virtus Lanciano, soprattutto contro quel verdetto della Corte Federale d'Appello che aveva restituito eh, tre punti mh, alla squadra rossonera. Ebbene questi ricorsi come possiamo leggere eh, sono di ritenuti inammissibili dal collegio di garanzia del Coni, questo vuol dire che la Virtus Lanciano giocherà regolarmente eh, il playout contro la Salernitana. La classifica non viene toccata, i punti restano eh, quelli. Doveva esserci un eventuale meno 3 per la Virtus Lanciano affinché eh, potesse essere il Livorno a giocare contro la Salernitana. Ma come detto, i ricorsi sono stati giudicati inammissibili dal collegio di garanzia del Coni quindi la Virtus Lanciano. Eh, eh, sabato giocherà la gara d'andata al Biondi e poi, eh, mercoledì prossimo, ci sarà la gara di ritorno alla Rechi di eh, Salerno. E ascoltiamo su questa marcia di avvicinamento proprio il tecnico della Virtus Lanciano, Primo Maragliulo. Siamo sereni. C'è questa, secondo me, questa grande fortuna eh, di, di lavorare eh, in un ambiente sano, in un ambiente sereno. Abbiamo anche avuto. Questa settimana il supporto dei ragazzi, che, dei tifosi che ci sono, ci sono venuti a trovare ci hanno spronato chiaramente a, a dare il massimo. Questa non è una partita come tutte le altre, sia noi che la Salernitana abbiamo lo stesso obiettivo e ce lo giochiamo eh, in due partite, dentro o fuori. Giocando la prima in casa. E dovendo noi comunque vincerne una delle, delle partite eh, mi auguro che chiaramente la squadra eh, giochi in una certa maniera mh, per ottenere questo risultato, però non dobbiamo assolutamente dimenticarci che di fronte avremo una squadra guerrita che farà altrettanto per portare, per portare a casa nelle due partite la, la salvezza. Però noi sappiamo che, che abbiamo tre squalificati al momento. E sperando insomma chiaramente sapete che c'è anche il ricorso per quanto riguarda Ferrari vedremo che cosa succederà però in questo momento noi abbiamo tre squalificati dobbiamo fare di necessità virtù come ho detto chiaramente ci sono coloro che li sostituiranno che magari durante il campionato non hanno avuto, non hanno avuto grandissimo spazio e... E non vedono, secondo me non vedono l'ora di scendere in campo. Aquilanti recupera, chiaramente Antonio ha ripreso a lavorare al 100% da ieri, e quindi dovrò, oltre alla, alla guarigione diciamo, clinica del, del muscolo bisognerà valutarne la condizione fisica, solamente questo. In riferimento a quanto diceva il tecnico Primo Maragliulo, circa il ricorso che era stato fatto per l'attaccante Nicola Ferrari, è stato respinto questo ricorso, dunque confermate le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo attraverso la prova TV. Quindi, Ferrari salterà. Le due partite di playout contro la Salernitana. Scendiamo ora in Lega Pro. Oggi è arrivata l'ufficialità, ma insomma la notizia già c'era che Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Teramo, Zauli che sarà presentato domani mattina in conferenza stampa alle ore 11 presso l'hotel Sporting di Teramo. Situazione opposta in casa l'Aquila Dopo la retrocessione maturata con la sconfitta di Rimini. Da Oggi c'è l'ufficialità della risoluzione del contratto, risoluzione consensuale. Intanto con il tecnico Carlo Perrone e con il suo vice Tommaso Grigli e poi con una serie di giocatori che sono Bigoni, De Francesco De Sousa, di Mercurio, Manuel Mancini, Maccarrone. Piva, Scotti, Triarico e Zandrini. E nel prossimo servizio che in realtà è un estratto della trasmissione andata in onda ieri pro l'Aquila condotta da Gianmarco Menga, il vice presidente Mancini Massimo Mancini dell'Aquila Calcio spiega il perché delle sue dimissioni e commenta così la stagione dell'Aquila Calcio. Io sono molto rammaricato, sono dispiaciuto per questo il successo. <tossi> ha fatto prima di tutto male a noi e ne ha fatto tanto. Le conseguenze sono ancora più dolorose e quindi è una situazione che mi ha messo nella condizione di rassegnare le dimissioni e comunque sempre rimanendo a fianco a chiodi in questa sua avventura. Pensare che eh, Chiodi possa essere sostituito, eh, io adesso che sono, diciamo, mi sono dimesso, però posso dire le cose come stanno. Trovare un imprenditore che come Chiodi riesca a catalizzare eh, e a portare dentro l'Aquila Calcio altri imprenditori credo sia impossibile. Lui è l'unico e l'unico capace, e questi anni l'ha dimostrato, di tenere insieme una compagine di di imprenditori individualisti, ma lui è un, in questo è un leader e ha fatto fino adesso il bene per l'Aquila. Io mi sono reso conto che è difficile gestire 24 teste e questo più che un allenatore ci vorrebbe uno psicologo in campo e quello che è mancato a questa squadra non è stato tanto, è mancato il carattere e probabilmente il leader della squadra e questo è stato il difetto di questa squadra. Non so se è colpa del mister, non so se è colpa del direttore sportivo. Certo che noi, quando chiedevamo su informazioni sui calciatori, mi dicevamo questo gioca perché si è allenato bene, questo non gioca perché non si è allenato, questo ha un dolore alla caviglia, quest'altro. È... Non... Quindi, non è che possiamo essere... intervenire su queste cose. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.